informazioni. Oggi, domani, parleremo dei circuiti dinamici. Un argomento che abbiamo già trattato in realtà, ma che riprendiamo adesso con un punto di vista più generale. Noi, se vi ricordate, abbiamo fatto una discussione dei circuiti dinamici, diciamo preliminare, e abbiamo trattato sostanzialmente i circuiti dinamici cosiddetti del primo ordine, cioè c'era un dipolo dinamico unito a un certo numero poi di dipoli resistivi lineari che abbiamo trattato, come ricorderete. Abbiamo trovato alcune proprietà di questi circuiti, ricordate, costanti di tempo, carica, scarica, tutto quello che studiamo all'epoca. Poi in realtà ci siamo focalizzati sulla soluzione dei circuiti a regime sinusoidale, in particolare col metodo Pasoriale. Adesso vogliamo riprendere l'analisi dei circuiti dinamici da un punto di vista più generale, in modo tale da essere capaci di trattare circuiti dinamici anche di ordine superiore al primo, cioè con più elementi dinamici. Questo è l'obiettivo che ci proponiamo. Allora, come facciamo ad affrontare lo studio dei circuiti dinamici generali? Dunque, l'idea è in stretta continuità con quello che abbiamo fatto per i circuiti dinamici del primo ordine. In particolare, l'idea, il concetto, è quello di in qualche modo mettere in evidenza i dipoli dinamici e condensare tutto ciò che invece dinamico non è, cioè la parte lineare statica della rete. Supponiamo ad esempio, per fissare l'idea, di avere due dipoli dinamici, due induttori, d'accordo? E supponiamo che il resto della rete sia lineare statico, quindi fatto di resistori lineari, generatori, trasformatori ideali, generatori pilotati, tutto quel ben di Dio che abbiamo studiato nelle scorse lezioni. Allora noi cosa facciamo? Racchiudiamo tutta la parte lineare statica, la condensiamo, diciamo così, in un'unica scatola, e poi mettiamo in evidenza, come vi dicevo prima, i due bipoli dinamici, che supponiamo in questo caso particolare essere due induttori, L1 e L2. Definisco la tensione VL1 e la corrente IL1 sul primo induttore. Un discorso posso fare sul secondo induttore. Osservate che ho fatto sugli induttori la convenzione del generatore, il motivo vi sarà chiaro fra un punto. Allora, poi vi dirò poi come generalizzare questi ragionamenti ai casi di più bipoli dinamici, ovvero gli induttori condensatori, eccetera. Ci arriviamo. Allora, che cosa facciamo? Ricordiamo quali sono le caratteristiche dei due induttori. Non siamo a regime sinusoidale, quindi la caratteristica da considerare sono queste. Le tensioni dei due induttori sono proporzionali alle derivate delle correnti degli induttori tramite i fattori L1 e L2 cambiati di segno. Però ho messo i segni meno perché, come ho detto un minuto fa, ho fatto la convenzione del generatore su entrambi i bipoli in questione, e quindi la caratteristica si scrive in quel modo, col segno meno, d'accordo? Questo mi dice che cosa succede ai due bipoli induttori, ai due bipoli dinamici che ho iniziato. Come possiamo caratterizzare questo oggetto lineare statico? Beh, se io considero l'oggetto lineare statico a questi morsetti, fatemi chiamare 1', 2', 2',
Questo oggetto lineare statico, visto quelle due coppie di corsetti che poi vengono collegati ai due induttori, può essere interpretato come un doppio bipolo. In particolare, essendo un doppio bipolo lineare statico, possiamo per esso invocare, vi ricordate, il teorema di rappresentazione dei doppi bipoli, che era quella sorta di generalizzazione del teorema di Thevenin. In particolare, per esempio, potremmo scrivere che, dato questo doppio bipolo, se io considero tensione corrente alle due porte, come sempre abbiamo fatto per i doppi bipoli, potrò scrivere ad esempio questa è una rappresentazione su base corrente, come l'abbiamo chiamata, ovvero che tramite una matrice delle resistenze mi lega le tensioni di 1 B2 alle correnti 1 B2 più un termine noto che dipende dai generatori che stanno dentro la rete. Sono tutte cose che abbiamo fatto a suo tempo, quindi è solo un richiamo questo. Vi invito a andare a rivedere. Questo matricialmente, vi ricordate, all'epoca lo scrivemmo in questo modo. D'accordo? Perché ho fatto questa considerazione? Perché adesso, mettendo insieme queste due informazioni, quella riguardante gli induttori e quella riguardante la parte lineare statica, riesco a ottenere un modello matematico complessivo del circuito di partenza. Perché questo? Beh, se io confronto questa rappresentazione, che è quella del circuito di partenza, con questa rappresentazione del doppio bipolo, osservo che per come ho definito tensioni e correnti, icon 1 coincide con VL1, vedete? Icon 1 coincide con IL1 e così per gli altri. Capite adesso perché ho fatto la convenzione del generatore sull'induttore? In modo tale da far coincidere il riferimento di corrente dell'induttore con il riferimento della corrente nella porta primaria di questo doppio bipolo e così per il secondario. Altrimenti mi sarei trovato con dei segni meno un po' fastidiosi. Invece così, tutto poco. Allora, in particolare, che cosa scrivo? Lo faccio un attimo per esteso. Poi dopo lo sintetizziamo. Allora, la quantità dei L1 in del T da questa relazione si scriverà come meno 1 su L1 per VL1, ho semplicemente invertito quella relazione. Adesso, sfruttando il fatto che per la parte lineare statica io posso esprimere V1 in funzione di tutte queste altre cose, scriverò meno 1 su L1 che moltiplica R11 IL1, la corrente, abbiamo già osservato, la corrente I1 definita qua coincide con la corrente IL1 del circuito di partenza, più R12 IL2 più V 0. Analogamente dei L2 in DT uguale meno 1 su L2 VL2, ovvero meno 1 su L2 R21 IL1 più R22 IL2 più V20. Sì, ho fatto lo stesso ragionamento. Questo lo posso scrivere come A11 IL1 più A12 IL2 più IAG1. E questo lo posso scrivere come A21 IL1 più A22 IL2 più G2.
o semplicemente rinominato le varie quantità. Per esempio a 1,1 sarà pari a meno R1,1 su L1 e così via per le altre quantità, insomma, sono semplici rideterminazioni. Se io volessi fare invece matricialmente, che cosa scriverei? Allora io scriverei, facciamolo, vi faccio lo stesso calcolo però con simbolismo matriciale, ok? Allora, qua scrivo, con L uguale meno L0, 0, 2, 1, 2, ovvero meno L. Allora, ho scritto matricialmente questa espressione qua, mettendo in un unico vettore L1, L2, e lo chiamo V con L. E si scrive come meno questa matrice per i con L, infatti abbiamo meno L1 per i L1, con la derivata della matrice, lo riscrivo meglio, scusate, lo riscrivo perché mi sono dimenticato la derivata, per la sinistra. Allora, VL1, VL2, uguale di con L. L1 0 0 L2 L1 T L2 T. Cancellate quello che avevo scritto prima, avevo scritto una cosa tutta sbagliata, non dimenticate di rimanere. Ok? Quindi ho riscritto la stessa cosa matricialmente, avendo chiamato L questa matrice, I con L e V con L i vettori di tensione, di corrente di direzione del vettore. Allora, se io voglio fare la stessa cosa che ho fatto prima matricialmente, io scriverò dei L invettivi uguale meno L a meno 1 per V con L, e ho invertito questa relazione qua, vedete? Dei L di T uguale meno L a meno 1 V con L, ho invertito questa matrice qui, ok? Meno L a meno 1, al posto di V con L ci metto l'espressione di V scritta precedentemente, avendo considerato che le tensioni e le correnti di due schemi coincidono. Qui ci metterò R con L più V con 0. Chiaro? Ho sostituito quell'espressione lì. Ovvero ancora, meno L a meno 1 per R con L, meno L a meno 1 V con 0. Ho fatto il prodotto. Ovvero ancora una certa matrice A per I con L più un termine noto G. Questa è la stessa espressione matriciale che abbiamo trovato qui. Quindi è la controparte matriciale di quello che sta scritto qui da questa parte. Se fate il calcolo, ve lo lascio per l'esercizio, è molto semplice. Se voi fate meno L a meno 1 per R con queste definizioni di matrici, vi verranno fuori proprio questi termini qua definiti. È banale, chiaro? Quindi questo fatto componente per componente, quello fatto matricialmente. Quello che ho appena detto nel caso di due induttori può essere esteso facilmente per esempio al caso di due condensatori. Che cosa succederà? Non è difficile immaginarlo, ragionando per dualità. Se io avessi due condensatori, scriverei le caratteristiche dei condensatori, caratterizzerei su base tensione
questo doppio bipolo, cioè con una matrice di conduttanza questa volta, tutto duale, no? E arriverei, facendo qualcosa di analogo a quello che sto dicendo, ancora a un'espressione di questo tipo. Avrei ottenuto in quel caso una espressione di questo tipo, Debuchin de T, cioè le derivate delle due tensioni dei due condensatori, uguale a una certa matrice A, diversa dalla prima, no, chiaramente, avrà una diversa definizione, per V con C più un termine noto G. Quindi la stessa forma funzionale. Provate a farlo, ma per dualità è molto molto semplice. Così come è ancora molto semplice capire che se io avessi un induttore e un condensatore, potrei mescolare questi due ragionamenti. Potrei scrivere le caratteristiche dei due bipoli dinamici, l'induttore e il condensatore, e caratterizzare il doppio bipolo lineare statico con una matrice ibrida questa volta. Quindi né su base di tensione né su base corrente, ma usando una tensione e una corrente. Quindi usando la base tensione e la base corrente dove c'è l'induttore, come ho fatto vedere lì, e la base tensione dove c'è il condensatore, come vi ho suggerito di vedere per dualità. Ne viene fuori una rappresentazione ibrida, in termini della matrice ibrida H, se vi ricordate, usando la quale si arriva esattamente ancora alla stessa situazione. Se io avessi più bipoli dinamici, più riduttori, più condensatori, ripetendo lo stesso ragionamento, usando non un doppio bipolo, ma un triplo bipolo, un quadruplo bipolo, un M porte in generale, otterrei esattamente la stessa situazione. In altri termini, usando questo procedimento io riesco sempre ad arrivare ad una rappresentazione di questo tipo. Chiaro? In cui x è il vettore delle variabili di stato del mio circuito. Se io ho due induttori, saranno le due tre correnti degli induttori. Se ho due condensatori, saranno le due tensioni dei condensatori. Se ho un induttore e un condensatore, sarà l'una e la corrente dell'induttore e la tensione del condensatore. Se ho un certo numero di bipoli dinamici, ci sarà come variabile di stato una corrente per ciascun induttore, una tensione per ciascun condensatore. Ce ne saranno mille quelli che saranno. Quindi questa, se volete, è una procedura sistematica per arrivare sempre a quel tipo di formulazione. Quindi se noi abbiamo bipoli dinamici collegati a una rete lineare statica, qualunque sia il loro numero dei bipoli dinamici, intendo dire, con questo ragionamento riusciamo sempre ad arrivare a un sistema di quel tipo. Quindi adesso mi concentrerò su quel sistema di equazioni per capire che cosa possiamo dire della sua soluzione. Chiaro? Poi quando faremo gli esercizi, a partire penso da giovedì, cominceremo a fare gli esercizi su questo, ci porremo il problema di calcolare materialmente questa matrice A, caso per caso, nei vari esempi che faremo. Qui ci mettiamo in generale per capire le proprietà di carattere generale di questi circuiti. Allora, accendiamo qui. Questa è l'equazione x punto, chiamo x punto la derivata, scrivere x in dt, sono notazioni equivalenti, come sapete, x punto uguale a x più g, dove x è il vettore di variabili di stato, come abbiamo detto, a è la matrice che viene fuori da quei ragionamenti, si chiama anche matrice dinamica del circuito, e g è un termine noto che dipende dai generatori sostanzialmente. Ricordate, sono i generatori che stanno dentro la rete lineare statica a fornire quei termini noti. Questo sistema di equazioni, queste sono tante equazioni differenziali ordinarie quanti sono i bipoli dinamici. Nel caso che abbiamo fatto prima ne sono due. Se fossero 50 bipoli dinamici, sarebbero 50 queste equazioni. Dicevo, questo sistema di equazioni differenziali ordinarie va risolto
imponendo delle opportune condizioni iniziali, come sappiamo. In particolare, detto t con 0, l'istante iniziale che scegliamo noi, noi imponiamo il valore di tutte le variabili di stato, tutte le tensioni dei condensatori, tutte le correnti degli induttori, a quell'istante t con 0, diciamo x con 0 questo punto. Questo è il sistema di equazioni con l'annessa condizione iniziale che mi permette di risolvere il sistema per ogni t maggiore o uguale di t con 0. Ricordate, no, quello che dicevo sul problema di Cauchy, dato questa condizione iniziale riusciamo a risolvere il sistema, il circuito, per intervalli di tempo successivi all'istante iniziale. E quindi siamo qui. Allora, questa è la formulazione generale per questi circuiti. Ah, io vi anticipo che questo tipo di sistemi sarà poi trattato con dovizia di particolari e di approfondimento nel corso di controlli automatici del prossimo semestre. Quindi io una serie di cose ve le dico adesso, altre cose saranno invece oggetto di studio nel corso di controlli automatici del prossimo semestre. Quindi vi rimanderò a corsi successivi. Allora, come risolviamo un sistema di equazioni di questo tipo? Allora, facciamo questo ragionamento per iniziare. Consideriamo due sistemi di equazioni, diciamo così, ausiliari, di appoggio, che risolveremo separatamente, e la somma delle soluzioni darà la soluzione di partenza. In particolare, noi scriveremo la soluzione x, che in generale diventa tempo, naturalmente, come la somma di due termini, x con L e x con F di T, ciascuno dei quali è soluzione di questi sistemi di equazioni che ora vado a scrivere. Subito che la soluzione x con L di questo sistema di equazioni si chiama evoluzione libera del circuito, questa si chiama evoluzione forzata. Andiamo al concetto. Allora, intanto per prima cosa è chiaro che la somma delle soluzioni di questi due sistemi di equazioni dà la soluzione del sistema di partenza, perché è tutto lineare, no? Se io sommo qui, è chiaro perché io lo faccio io, eh? Se io sommo membro a membro, l'uno e l'altro, io che cosa ho? Ho x con L più x con F derivato temporalmente uguale a x con L più x con F, sto sommando questi, ho messo in evidenza A, più G, perché qui c'è G e qui c'è 0. Quando sommo qui x con L e t con 0 più x con F e t con 0 è uguale proprio a x con 0, perché io ho x con 0 e x con 0. Quindi la somma x con L più x con F soddisfa esattamente il sistema di equazioni di partenza, e quindi la soluzione, poiché questo sistema mette un'unica soluzione, la soluzione di questo sistema si può scrivere in questo modo. No, dimostrazione banale. Beh, atteso che appunto la dimostrazione è banale, quindi è sempre possibile per qualsiasi circuito dinamico fare questa ripartizione che vi ho qui proposto, cerchiamo di interpretarla fisicamente. Allora, pensiamo a un circuito dinamico tipo quello che già conosciamo, i circuiti del primo ordine.
chiaramente rientrano in questa tipologia, no? Questo è un quadro più generale. Allora lì, se vi ricordate i fenomeni di carica e scarica, la tensione di un condensatore, per esempio, diciamo la soluzione del circuito, teniamoci più sul generale, poteva essere diversa da zero quando? Quando c'era un forzamento, quando c'è il generatore che caricava, no? Vi ricordate? Ovvero quando il condensatore si scaricava, cioè partendo da una certa energia il condensatore restituiva energia al circuito stesso. Ebbene, guardando questo sistema di equazioni, questi due pezzi stanno nascosti qui dove ci sono i generatori e qui dove ci sono le condizioni iniziali, cioè l'energia che inizialmente è immagazzinata di quei poli dinamici. Quindi la soluzione per istanti di tempo successivi è dovuta parte al generatore e parte alle condizioni iniziali. Queste due soluzioni, evoluzione libera e evoluzione forzata, in qualche modo cercano di distinguere questi due contributi. Perché l'evoluzione libera, vedete, è l'evoluzione del circuito in assenza di forzamento, cioè in assenza di generatori, abbiamo spento tutti i generatori, ma partendo dalle condizioni iniziali assegnate. Quindi io carico come devo induttori e condensatori e li lascio evolvere senza generatori. Questa è l'evoluzione libera. Condizioni iniziali assegnate, assenza di generatori. Viceversa, l'evoluzione forzata è il complemento, ovvero è il contributo alla soluzione dei generatori, dei generatori, con condizioni iniziali non di questa volta. Quindi io scarico tutti quanti i bipoli dinamici, accendo, immaginiamo così, i generatori e vediamo cosa accade. Questa è l'evoluzione forzata. Forzata perché ricorda diciamo, il fatto che dipende dal forzamento. L'evoluzione libera invece, diciamo, ricorda ciò che avviene in assenza di forzamenti per il solo fatto che ci sono le condizioni iniziali. Questa suddivisione, ripeto, può essere sempre fatta perché si basa semplicemente sulla linearità delle equazioni, quindi va sempre bene. È chiaro che l'evoluzione libera del circuito possiede al suo interno, diciamo così, informazioni sulla natura stessa del circuito, indipendentemente dai generatori, come vi ho detto. Quindi noi cominciamo a studiare questa soluzione, la soluzione di evoluzione libera, per concentrarci sulle proprietà, diciamo così, intrinseche del circuito, indipendentemente da poi quale sarà il forzamento che usiamo per alimentare questo circuito stesso. Quindi adesso noi ci concentreremo, per questa lezione almeno direi, sull'evoluzione libera. Poi passeremo chiaramente a quella forza. Provo a cominciare a scrivere qua, poi vediamo che succede. Procediamo qui. Dinamici in evoluzione libera L punto uguale a x con l, x con l t con 0 uguale x con 0 evoluzione libera. Allora, vogliamo risolvere queste equazioni, quindi vogliamo trovare l'evoluzione libera in un certo punto. Allora, come ragioniamo? Proviamo a partire facendo un'analogia con quello che abbiamo visto per i circuiti del primo ordine, che rientrano in questa tipologia evidentemente. È un caso particolare di questa, diciamo, di questo quadro più generale. Allora, in quel caso vi ricordate l'evoluzione di una grandezza circuitale, per esempio la tensione sul condensatore che abbiamo fatto, ha un andamento che è un esponenziale decrescente in aggiunta. Poi oggi cercheremo di capire un po' più in generale perché deve venire proprio decrescente. Quindi in analogia con quello che
abbiamo visto per i circuiti a primi ordini, supponiamo che vogliamo trovare una soluzione di questo sistema di questa forma, un certo vettore 1 per E elevato a lambda i meno t con 0. Questa, ripeto, è la generalizzazione di quello che abbiamo visto nel caso del circuito del primo ordine, in cui abbiamo trovato materialmente l'evoluzione di questo tipo. Ricordate, veniva E elevato a meno t con 0 su tau per una certa quantità di t. Questa è la generalizzazione, in cui abbiamo una quantità che è un vettore, perché la mia incognita è un vettore, ok? Per un esponenziale tipo E elevato a lambda t meno t0. Allora, vediamo che proprietà deve soddisfare la quantità U e la quantità lambda affinché questo sia effettivamente una soluzione all'equazione di partenza. Allora, prendiamo questo, mettiamola dentro, vediamo che cosa viene fuori. Allora, prendiamo questo e lo schiaffiamo qui, quindi dobbiamo fare la derivata. Quindi abbiamo la derivata dell'esponenziale, ancora l'esponenziale t con 0 per la derivata dell'argomento dell'esponente rispetto al tempo, che fa lambda. Trovate? E così ho scritto questo il primo membro, lo metto anche al secondo membro e vedo quando è che viene vale la partenza. Allora, A per U per E elevato a lambda t meno t con 0. Ho sostituito, no? Chiaro per tutti come proceduto? Beh, a questo punto semplifico E elevato a lambda t meno t con 0. E ottengo questa relazione qua. Guardate, vi ricorda qualcosa quello che si trova avanti? Dato una matrice A, le due quantità lambda e U, tale che A per U uguale lambda per U, che cosa sono? Dice giustamente il vostro collega, autovalori e autovettori della matrice A. Cioè gli autovalori e gli autovettori della matrice A sono proprio definite come le soluzioni non nulle di queste equazioni. Cioè i valori U e lambda tali che A per U uguale lambda per U, quello che sta scritto qua. Scopriamo quindi che affinché una soluzione di questo tipo, un'espressione di questo tipo, sia soluzione dell'equazione, occorre e basta che U e lambda siano autovalori, autovettori e la matrice dinamica. Questo è quello che sto dicendo. Benissimo. Io di autovalori e di autovettori ne posso trovare un certo numero di una matrice. In particolare voi sapete che ce ne sono tanti quanto è l'ordine della matrice stessa. Quindi se questa è una matrice 2x2, come nel caso che ho fatto prima inizialmente, se ho due bipoli in A, sono una matrice 2x2, avrò due autovalori e due autovettori. Poiché è tutto lineare, una qualsiasi combinazione lineare di soluzioni di questo tipo è ancora soluzione delle equazioni di partenza. Cioè io in generale potrò scrivere XL di T come una combinazione di termini di questo tipo moltiplicati per certi coefficienti su cui vi dirò fra poco qualche cosa. Quindi prendo questo termine, ne ho un certo numero che sono pari al numero di autovalori della matrice, li combino linearmente e ho ancora soluzioni delle equazioni di partenza grazie alla linearità. Bene, le quantità lambda k, cioè gli autovalori della matrice dinamica A, si chiamano anche frequenze naturali del circuito.
frequenze naturali. I singoli termini di questa sommatoria, quindi K è elevato a lambda K a T meno 1, si chiamano modi di evoluzione del sistema, del circuito. Quindi possiamo dire che l'evoluzione libera, YL, di un circuito lineare dinamico è la somma di un certo numero di modi di evoluzione, ciascuno dei quali è a un andamento esponenziale secondo le frequenze naturali del circuito. Chiaro? Ho riassunto quello che ho detto con questo nuovo linguaggio. Quindi, questo sono i modi di evoluzione. Chiaro per tutti? Mi state seguendo, sì? Quindi i singoli termini della sommatoria sono i modi di evoluzione, i lambda si chiamano frequenze. Bene, come trovare i parametri che sono qui definiti lambda k, ck, eccetera? Allora, lambda k, le frequenze naturali, sono gli autovalori della matrice dinamica A. Voi sapete che per trovare gli autovalori di una matrice, in particolare la matrice A, devo trovare gli zeri di questo polinomio. Questa è una cosa che ci insegnavamo. Cioè, che cosa faccio? Prendo la matrice A, costruisco quest'altra matrice A meno lambda I, cioè sottraggo lambda alla diagonale della matrice, faccio il determinante di questa matrice, viene fuori un polinomio, il lambda, di ordine pari alla dimensione della matrice, come sempre. Gli zeri di questo polinomio sono gli autovalori della matrice, ovvero, come abbiamo chiamato, le frequenze naturali del circuito. Ok. Su questo vi dirò qualcosa fra un minuto. Come facciamo a trovare questi parametri CK? Questi parametri CK, quelli che servono per fare la combinazione lineare, dipendono dalle condizioni iniziali del circuito. E infatti, quando io impongo x con L di t con 0 uguale x con 0, che cosa ho? Allora, scrivo sommatoria di ck di k per E elevato a lambda k a t meno t0, ma quando t uguale a t0 questo esponente va a 0 e l'esponenziale va a 1, trovate? Quindi qua non ci devo scrivere niente, questo vale 1 per t uguale a t0 uguale x con 0. Chiaro? Questo come lo posso scrivere? Guardate, ho scritto la stessa cosa che c'è al primo membro, l'ho scritta vettorialmente, quindi ho fatto c con 1 per u con 1, più c con 2 per u con 2, più c con 3 per u con 3, eccetera, eccetera, uguale x con 0. Quindi ho riscritto in termini vettoriali il primo membro. Allora, ormai siamo rimasti su questo, abbiamo fatto anche. Bene, qui che cosa ho scritto? Guardate bene, ho scritto un vettore riga i cui termini sono dei vettori colonna pari agli autovettori della matrice. Quando faccio un vettore riga di vettori colonna, viene fuori una matrice. Una matrice che chiamo U, che è una matrice in cui ho messo in fila tutti gli autovalori della, pardon, gli autovettori della matrice di partenza. Quindi ne ho calcolati tutti quanti e li metto uno a fianco all'altro a fare un altro matrice U, che è chiamato U. Chiaro? Chiamo C il vettore fatto da C1, C2, C3, cioè tutti questi coefficienti incogniti che devo determinare, e scrivo questo. Chiaro? A questo punto
invertendo la matrice U, nei casi di nostro interesse è sempre invertibile, abbiamo il valore dei coefficienti da assegnare a queste combinazioni. Vedete, i valori dei coefficienti C dipendono dal valore della condizione iniziale x con 0 secondo questa matrice che abbiamo qui determinato, l'inverso della matrice di autovettore. Quindi i coefficienti C si trovano imponendo le condizioni iniziali. Bene. Posso andare avanti? È chiaro fin qui? Allora, cancello qua. Allora, ritorniamo a parlare degli autovalori. I lambda. Allora, abbiamo detto che essi sono gli zeri di questo polinomio qua. Quindi, poiché i valori di A sono dei valori reali, perché una matrice, se vi ricordate l'esempio che abbiamo fatto, che combina i valori di R e di L, sostanzialmente, il polinomio che viene fuori è un polinomio a coefficienti reali. Gli zeri di un polinomio a coefficienti reali, l'algebra ci insegna, possono essere reali anch'essi o complessi coniugati. Allora, se il cappesimo di questi è un numero reale, allora il modo di evoluzione corrispondente sarà di questo tipo. Quindi, dove lambda k è un numero reale, quindi ha un andamento, questo modo di evoluzione, che è esattamente analogo a quello di un circuito del primo ordine che abbiamo visto. In particolare, supponendo lambda k reale e anche minore di 0, questo ci tornerò poi dopo perché qua dobbiamo dire poi qualcosa di più grande su questo, abbiamo una, se definiamo tau k come meno 1 su lambda k, questo si scrive uk, uk per e elevato a meno t meno t con 0 su tau k. Supponendo lambda k reale minore di 0 e chiamato tau k meno 1 su lambda k, posso scrivere questo modo di evoluzione in questi termini. L'ho riscritto banalmente. Che quindi l'ho fatto così perché così voglio evidenziare l'assoluta similitudine con quello che accade nel caso dei circuiti del primo ordine. Ho quindi un esponenziale decrescente, supposto lambda minore di 0 per tau maggiore di 0, con una costante di tempo pari a tau k. Quindi, come già dicemmo all'epoca, dopo 5 volte questa costante di tempo, questo modo di evoluzione si sarà praticamente estinto, no? Tutte le cose che dicemmo all'epoca valgono tale qua. Quindi, quando i zeri del polinomio sono reali, i modi di evoluzione corrispondenti, quindi quando le frequenze naturali sono reali, a frequenze naturali reali, diciamo così, a frequenze naturali reali corrispondono modi di evoluzione che sono degli esponenziali decrescenti nelle ipotesi che in cui ci sono messi. Quindi perfettamente analoghi a quelli dei circuiti del primo ordine. Quando invece i modi di evoluzione sono complessi coniugati, riscontriamo una dinamica differente da prima. Vediamo. Supponiamo che lambda k sia un numero complesso, allora ci sarà anche come autovalore lambda k coniugato pari a alfa k
meno j omega. Questo perché, ripeto, quando ho a che fare con un polinomio a coefficienti reali, come è quello che devo risolvere, gli zeri, se sono complessi, vengono a coppie di complessi coniugati. È obbligatorio, ce lo dicevo oggi. Quindi se c'è lambda k, c'è anche lambda k coniugato. Ok? Allora, i modi di funzione corrispondente, come sono fatti? Allora, avremo ck più k elevato a lambda k t meno t con 0 per ck coniugato k, k è reale, quindi il suo coniugato non ci vuole se stesso, è elevato a lambda k coniugato t meno t con 0. Quindi se c'è il modo di evoluzione lambda k complesso, ci sarà anche il complesso coniugato, a cui attribuisco lo stesso correttore, chiaramente, che è reale il correttore, e il numero complesso, il coefficiente complesso coniugato, quindi sto coniugando tutto. Allora, come scriviamo questo? Allora, questo lo scriviamo come ck per, allora questo si, vabbè, facciamo tutto passare, io vado j alfa k più ck coniugato elevato a alfa k meno j omega k t meno t con 0. Seguite? Continuo qui. Vabbè, un k lo metto così ci semplifichiamo un po' la vita, quindi K non lo consideriamo, considero solo questa parentesi per farvi capire, diciamo, l'osso del tutto, così mi semplifica un po' la nozione. Allora, adesso io scrivo questo come ck elevato a alfa k t meno t con 0 e poi dovrei scrivere elevato a j omega k t meno t con 0, che scrivo così k t meno 0 più j seno omega k t meno t con 0. Ho usato la formula di Euler per esprimere elevato a j omega k t meno t con 0. Chiaro per tutti? Posso andare avanti? Faccio la stessa cosa su questo pezzo qui. Quindi abbiamo ck con quello, quindi ck con il lato sempre, è elevato a alfa k t meno t con 0, che moltiplica coseno di omega k t meno t con 0 meno j seno omega k t meno t con 0. Trovate? Qui c'è il segno meno perché qua è il complesso coniugato, quindi c'è il segno meno. Allora, andiamo un po' avanti che faccio una cosa. Allora, a questo punto che faccio? Metto elevato a alfa k a t meno t con 0 in evidenza. Allora, che cosa rimane qui? C
CK più CK coniugato coseno di omega K fino T con 0 e basta. D'accordo? Più J CK meno CK coniugato per il seno di omega K di meno T con 0. Ok? Allora adesso è elevato alfa k t meno t con 0. Adesso io qua ho ck più ck coniugato. Allora scrivo qui per farvi vedere cosa viene qui. Allora immaginate che ck sia numero complesso che chiamo A più G. Allora CK più CK coniugato, quello che sta scritto la prima parentesi, a che cosa uguale? Viene A più GB più A meno GB due volte A, che GB si cancella, ovvero due volte la parte reale di CK. J per CK meno CK coniugato, che cosa fa? Viene J per A più JB, poi meno CK coniugato, quindi meno A più JB. Ovvero J che moltiplica 2JB. Perché A meno A si cancella, qui c'è un fattore 1. J per J fa meno 1, meno 2B, ovvero meno 2 volte il coefficiente dell'immaginario di CK. In altri termini, entrambe queste quantità sono quantità reali, vedete? Questa la chiamo, che ne so, HK primo, e questo la chiamo HK secondo. Sono due quantità reali, pari a due volte la parte reale e due volte il coefficiente immaginario cambiato così. Quindi qui ci metto HK primo coseno di omega K meno T con 0 più HK secondo per il seno di omega k t meno t con 0. Dove sono tutte quantità reali adesso quelle che stanno lì, non ci sono più numeri complessi. Quindi, grazie al fatto che gli autovalori vengono, possono venire complessi, ma sono sempre in coppie di complessi coniugati, grazie a questo fatto il modo di evoluzione è ancora puramente reale. Ok, non ci sono numeri complessi. E che aspetto ha questo modo di evoluzione? Beh, vedete, si tratta di sinusoidi, coseni e seni, che sono moltiplicati per questa esponenziale. Se alfa k, cioè la parte reale di lambda k, è minore di 0,
se la parte reale è lambda k minore di 0, allora questi sono esponenziali decrescenti e quindi ho delle sinusoidi smorzate, cioè delle sinusoidi la cui ampiezza va diminuendo esponenzialmente. Cioè, se le volessi vedere graficamente, avrei una cosa del genere. Questi contratteggiati sono gli esponenziali elevato a meno alfa, elevato alfa k a t meno t0, supposto alfa k negativo, e quindi ho questa sinusoide la cui ampiezza viene smorzata esponenzialmente. Ok? Quindi a frequenze naturali reali corrispondono modi di evoluzione esponenziali decrescenti, come nei circuiti del primo ordine. A frequenze naturali complesse coniugate corrispondono modi di evoluzione che sono sinusoidi smorzate. Altre possibilità non ci sono, perché non possono venire numeri complessi a sé stante. Se c'è un numero complesso, c'è anche il complesso coniugato tra i due valori per le proprietà che dicevamo. Questo vuol dire che studiare i circuiti del secondo ordine mi basta per esaurire tutte le possibili dinamiche. Perché in un circuito del secondo ordine io ho due zeri che possono essere o due, tutte e due puramente reali, o complessi coniugati. Quindi ho entrambe le possibilità. Se ho un circuito di ordine superiore, io potrei avere o dinamiche reali o dinamiche complesse coniugate, cioè, o frequenze naturali reali o frequenze naturali complesse coniugate, che danno esattamente luogo alla stessa identica modo di evoluzione. Quindi i modi di evoluzione di tutti i possibili circuiti dinamici sono rappresentati dai circuiti del secondo ordine, che hanno sia i modi reali che i modi complessi coniugati. Quindi studiando i circuiti del secondo ordine, qualitativamente possiamo studiare qualsiasi altro circuito. Quindi ecco perché dobbiamo estendere lo studio ai circuiti del secondo ordine, e ci basta farlo perché poi abbiamo esaurito tutte le possibili tipologie di modo di evoluzione. Ok? Allora direi che ci fermiamo e poi riprendiamo questo punto.